Simone Del Fabbro, difensore del Cercivento. Allora Simone, una serataccia. Sì, una serataccia per come si è conclusa, perché il primo tempo l'avevamo anche approcciato bene, ci eravamo messi bene dietro, poi purtroppo quei 30 secondi in cui siamo rimasti in 10 per una stupidaggine, il gol li ha fatti tornare in partita e purtroppo poi sono riusciti a portarla fuori. È un po' un peccato perché ci avevamo creduto, insomma, eravamo riusciti comunque anche in 10 a coprirci secondo me abbastanza bene, e loro hanno avuto queste due palle inattive che gli hanno permesso di vincere. Loro ci hanno creduto fino alla fine, quindi complimenti a loro, ecco. Due gol di vantaggio, però insomma qualche rimpianto c'è? Sicuramente, perché soprattutto adesso che siamo verso la fine del campionato, una vittoria oggi, ma poi anche per come si era messa, un punto, potevano essere molto importanti per mantenere un vantaggio su una diretta concorrente a questo punto. Adesso insomma praticamente è rientrata anche l'Arta. Sì, ma a parte che sì, solo se vincevamo forse potevamo buttare fuori, però probabilmente fino all'ultima giornata non ci sarà una che va su prima, secondo me sarà una lotta continua. Adesso ci aspettano quattro finali e prendiamo partita per partita. Domenica sarà un'altra battaglia, perché il Rava ha bisogno di punti assolutamente, è comunque un derby e quindi sarà una battaglia, ecco. Insomma, siete crollati quando sembrava ormai avviati a diventare praticamente la squadra guida. Ma mi pare che è un po' il live motive di questo campionato, quindi... Pazzo. Sì, ti dico, quei 30 secondi di fine primo tempo sono stati decisivi, perché chiudi il primo tempo 2-0, poi non si sa nel calcio, però probabilmente la porti fuori e... probabilmente cambia anche il campionato. Adesso... Abbiamo visto alla fine della partita alcuni tuoi compagni, anche il vostro allenatore, molto arrabbiati con la direzione arbitrale di Said. Allora, non è bello, diciamo, prendersela con l'arbitro, perché comunque, ti ripeto, l'errore l'abbiamo fatto noi sul far rientrare loro in partita. Sulle decisioni, io non dico solo che forse poteva starci un rigore su Alpo, ecco, lì magari ti ritrovi poi noi sul 3-1. E la partita può tornare sulla direzione giusta. Poi per me gli episodi, cioè il rigore per me loro era corretto, quindi c'è poco da dire, ecco.